Salve a tutti amici di YouTube! Allora, con questo video vi presento TenorShare Ult Data, lo dico in italiano così facciamo prima, un programma per Windows e Mac che consente di ripristinare la maggior parte dei dati persi sul vostro iOS. Quindi parlo di iPhone, iPad e iPod. Cosa potete principalmente recuperare? Beh, innanzitutto la cronologia delle chiamate, poi il testo dei messaggi, Safari, i contatti della rubrica, molto importante, forse il tipo di dato più urgente, ecco, e altre cose riguardanti un recupero testuale. Poi elementi multimediali, in primis foto e video, ci sono i memo vocali, i brani musicali e altro, insomma. Infine, dati riguardo le applicazioni social, come WhatsApp, Viber e chi lo usa più, poi Messenger e altri famosi. Questa operazione di recupero è molto utile per quando siete impossibilitati a usare il dispositivo. Pensa allo schermo danneggiato, dove probabilmente il touch funziona male o addirittura risulta inesistente. Delle app non funzionano correttamente, tipo non si avviano o si arrestano improvvisamente, e tanti altri casi. Ecco, questi diciamo che sono, no, gli eventi per quando questo applicativo deve intervenire. Direi di andare direttamente al sodo, quella pagina web ve l'ho lasciata in descrizione attraverso il link. Premetto che i futuri passaggi, a livello di logica, sono identici per entrambi i sistemi operativi supportati, nel mio caso il mostro Windows. L'installazione richiede due clic, banalmente uno per avviarla e una per concluderla, nessun'altra richiesta. Al primo avvio, se possedete una licenza acquistata, da cui si applica per poter sbloccare, passatemi il termine, tutte le funzionalità di Ult Data. I prezzi sono in questa pagina, che naturalmente ho lasciato in descrizione. La licenza annuale vi consente di risparmiare per il 70% rispetto all'abbonamento mensile. Se posso darvi un consiglio, secondo me vi conviene quello permanente tra 45 e 59, diciamocelo, non c'è tutta questa differenza di prezzo. Incluso avete 30 giorni per richiedere un rimborso nel caso qualcosa andasse storto. Avete poi un'assistenza dal supporto tecnico e gli aggiornamenti sono garantiti. Fate conto che i prezzi per macOS si alzano di 10 euro. Detto ciò, Ult Data permette tre modi di recupero dei dati: attraverso il dispositivo stesso, attraverso un backup fatto su iTunes, attraverso sempre un backup, ma stavolta conservato su iCloud. Questi due ultimi sono molto utili nel caso in cui il dispositivo è proprio rotto oppure è stato perso barra rubato. Vi mostro tutti e tre, sono molto simili fra loro. Come detto, la fonte da dove vengono presi i dati è differente. Non sto qui a spiegare a voce, intanto le procedure sono brevi e semplici. Ultime due funzionalità: risoluzione di problemi di iOS, tipo schermata di configurazione bloccata dopo un aggiornamento o schermata nera dove non succede praticamente nulla. Ecco, avete capito, quindi ogni situazione dove il dispositivo è totalmente inutilizzabile. Backup e ripristino delle app WhatsApp, Line, Viber e WeChat. Qui da noi le ultime tre, voglio scommettere su chi le usa attivamente, ma vabbè, meglio di niente. Qui non è neanche ben chiaro. Backup e ripristino. Dico,
O quello o quell'altro. Forse una traduzione è andata male, non saprei. Vabbè, vediamole entrambi. Va bene, spero di avervi dato delle informazioni utili su questo argomento. Anche nel prossimo video questo sarà presente TechnoShare con un programma simile, pronto a far stare bene voi e la tecnologia. A presto!